Cari amiche, cari amici, spettatrici e spettatori, benvenute e benvenuti a questa puntata di oggi venerdì 16 marzo a questa meravigliosa puntata in cui, in compagnia della simpaticissima e bellissima Grazie. Doriana, andiamo a presentare, oltre a delle opere, oltre a dei quadri dell'Ottocento, del Novecento e contemporanei, anche una bella selezione di sì, sì. gioielli. Le scelte, ovviamente orologi e gioielli che vi ricordo verranno esitati a partire da. Martedì 20 marzo alle ore 10 quindi prima sessione d'asta e poi alle ore 16 quindi sessione, seconda sessione d'asta sempre martedì ricordiamo anche alle ore 21 un'importantissima asta dedicata al design è stata eh, esplicativa al massimo e allora noi eh, ufficialmente diamo inizio a quest'altra puntata. Oramai manca soltanto più, siamo alla penultima perché domani sera concludiamo l'ultima diretta. Vi ricordo tutte le sere fino a domani sera dalle 21.30 alle 22.30. Siamo andati e stiamo andando in onda sul canale 89 Motori TV Digitale Terrestre per i Piemonte e sul canale 844 Prima Antenna TV per Sky. Perché? Perché stiamo oramai arrivando a ridosso della Mercedes. Grazie. E di cui vogliamo ancora ricordare che ci ricordiamo sono. ricordiamo che soprattutto saremo ancora in fase di esposizione domani, sabato con orario dalle 10 alle 22. Quindi veniteci assolutamente a trovare presso la nostra sede di Corso Tassone numero 56, con orario vi dico continuato. E l'ultimo giorno di esposizione sarà invece la domenica. Domenico. La domenica con orario dalle 10 alle 20. Invece domani, proprio per, far per favorire la passeggiata anche serale, è dalle 10 certo. alle, alle 20. 20. 22 alle 22. Sì. Poi, prima di partire con questa bellissima trasmissione, eh, ancora una volta vi ringraziamo di essere qui presenti in nostra compagnia ma siamo soprattutto noi che siamo in vostra compagnia perché? Certo. perché voi ci chiamerete certo. se avete dei lotti di orologi, di gioielli che... Di modo di... Che avete desiderio di, di visionare, di, di richiedere, ecco, potete tranquillamente telefonarci, il nostro numero oramai lo, lo conoscete e lo potrete anche visionare in, in sovraimpressione e quindi vi invitiamo a contattarci per qualsiasi richiesta relativa proprio ad orologi, gioielli o dipinti. E ovviamente anche i dipinti, fatelo senza problemi, usateci, eh, come si vuol dire, <ride> eh, fate i numeri di telefono oppure contattateci via mail e noi vi portiamo in diretta davanti alle telecamere il lotto che vi ha incuriosito È vi ha colpito. Ma io a questo punto direi di cedere la parola a Doriana che inizia quindi la trasmissione con questa esposizione. Immagino che sia stato anche difficile scegliere, visto che il materiale è molto bello, è i molti sono Sì, abbiamo più di 200 gioielli, 120 orologi tra polso e tasca. E quindi ho scelto alcuni eh, oggetti particolarmente interessanti, più importanti forse o i più accattivanti. Quindi ora ve li vado proprio a presentare. Pensando a futuri regali certo, eh, che certo. sono molto importanti. Allora a questo punto eh, buon proseguimento e, e con, in compagnia di Doriana. E poi con le opere d'arte e i quadri eh, ci sentiamo fra qualche decina di minuti, Bimbo. il tempo della sua bellissima esposizione. Grazie Doriana Bene. e grazie anche a voi. A dopo allora ringrazio Michele iniziamo ora la nostra eh, selezionata carrellata su orologi e gioielli a, partendo proprio dal, dal mondo dei eh, gioielli e in particolar modo eh, partiamo con una bellissima eh, spilla, una bellissima collana di eh, perle si tratta del lotto 734 Collana di perle eh, composta da tre fili di perle eh, da eh, millimetri 8 a 9,2, quindi sono assolutamente grandi. Eh, sono perle bianchissime, veramente bianche. Vi invito a, a, a venirle a visionare direttamente qui presso la nostra sede di corso Tossoni, numero 56, ovviamente a Torino. Vi ricordo tre fili di perle, per un totale di 182 perle, tre fili. Una splendida chiusura in oro bianco con eh, piccoli brillanti per complessivi carati 0,30. È una collana di particolare eh, importanza: tre fili molto, eh, molto grandi. Eh, qualora non piacessero, però, eh, i eh, tre fili. Eh, si può tranquillamente far eh, rinfilare e quindi trasformarla in una collana da un filo unico che potrebbe essere indossata a doppio giro oppure a eh, giro semplice. Ecco. La base d'asta di questo lotto, ripeto, tre fili assolutamente bianchissime e è veramente irrisoria, soltanto 2.200 euro. Eh, di fatto con 2.200 euro non pagate una sola collana, ma avete quasi tre collane, dati i tre fili. Passiamo ora invece a uno dei forse di questa, eh, di questa eh, sessione eh, d'asta per quanto riguarda i gioielli, ovvero una eh, splendida spilla in, in oro bianco con, a forma di, eh, di fiore. Una spilla in oro bianco a forma di fiore si tratta dell'8731 con al centro un grande diamante taglio brillante di vecchio taglio. Per carati circa 0,80 e diamanti eh, taglio brillante rotondo sempre di vecchio taglio per, un, eh, per complessivi carati 14 circa, quindi una, una caratura decisamente eh, alta, decisamente rilevante, si tratta di un gioiello d'epoca, quindi eh, questo spiega la presenza del, del vecchio taglio. Il peso della nostra spilla è di 30,8 grammi, eh, ecco Fiola ora vi sta eh, mostrando il retro di questa, di questa spilla, che si compone proprio di due elementi, il fiore più piccolo nella parte elevata e la, la parte bassa composta dalla seconda, seconda corona appunto del, della nostra rosa. Um, la base d'asta, vi ricordo, 14 carati, 80, complessivi circa, per soli 5.000 euro. È un gioiello veramente di grandissima qualità e di grandissimo impatto. Altra spilla, altra spilla significativa, vi ricordo che in qualsiasi momento potete tranquillamente eh, chiamarci e eh, richiedere i lotti che sfogliando il nostro catalogo sia online sia cartaceo avete eh, ritenuto di particolare interesse, quindi potete chiamarci e noi ve lo eh, mostreremo i, i proprio in, in diretta. Altra spilla, eh, sempre d'epoca e eh, sempre in diamanti di taglio vecchio. E il Lotto 732. Si tratta di una particolare eh, spilla a forma di eh, foglia, eh, decisamente eh, elegante, molto essenziale nella sua linea. Una linea eh, pulita, ecco. Abbiamo nella, eh, una totale caratura di 2 eh, carati e 20 eh, circa, sempre chiaramente in, in oro bianco. Il peso della nostra spilla è di 9,6 grammi ed è proposta la base d'asta di 1200 euro 2 carati e 20 a 1200 euro solo la Sant'Agostino propone delle cifre del genere per 2 carati e 20 di brillanti altro top lot della, della nostra sessione d'asta questi gioielli che vi sto presentando verranno esitati nella, durante la sessione quindi a partire dalle ore 16, è l'importante ed imponente, oserei dire, l'8733. Si tratta di uno strepitoso, splendido eh, anello in oro bianco con un grandissimo smeraldo centrale colombiano di eh, carati 5,44. Eh, siamo precisi anche perché l'anello è corredato di relativo certificato di analisi eh, RAG rilasciato nel 2011, quindi smeraldo centrale colombiano di 5 carati e 44, contornato da diamanti taglio-navette per complessivi carati 2,90, quindi quasi 3 carati di diamanti, 5 carati e 44 e eh, lo eh, smeraldo centrale, certificato di analisi raga, quindi che possiamo dire costituisce un po' la carta d'identità del nostro gioiello e certifica tutto del, del nostro anello. Proposto alla base d'asta di 5.800 euro. Passiamo ora ad un bracciale. importantissimo bracciale soprattutto per quanto concerne la sua lavorazione oserei dire particolare composta da questa serie di eh, barrette segmenti in oro bianco che si alternano ehm, l'uno all'altro e sono impreziositi da eh, brillanti taglio brillante rotondo ovviamente eh, per complessivi carati 3 e 50 il peso del nostro, eh, del nostro bracciale è di quasi ehm, è di 99 grammi, quindi quasi un netto di, eh, di bracciale, quindi molto importante. Ha una lavorazione splendida con queste barrette leggermente più spesse ai, ai lati e leggermente più sottili invece nella parte centrale che permette quindi una maggiore visibilità degli, eh, dei diamanti che sono proprio qui eh, inseriti. 3 carati e 50. 99 grammi di oro, sottolineo il peso, peso dell'oro, quindi un peso importante, vi ricordo che negli ultimi tempi anche eh, proprio il valore dell'oro è salito, oserei dire, quasi alle stelle, e il prezzo a cui noi proponiamo il bracciale è di 6200 euro. Vedete indossato è davvero un'unica maglia preziosa. Eh, movimentata proprio dal fatto che questi elementi sono eh, sfalsati, sono posti leggermente a diverse altezze e rendono molto piacevole e leggero una struttura che invece potenzialmente con 99 grammi di oro potrebbe essere invece molto, eh, molto pesante, ma non lo è proprio per questa particolare scelta di maglie che si alternano eh, e sono collocate a diversa, a diversa altezza, quindi 6.200 euro per eh, quanto riguarda la base d'asta del nostro bracciale ancora da eh, confermare. Diamo spazio ora a due eh, orecchini, due orecchini sicuramente singolari per quanto concerne sia la loro lunghezza e eh, la loro ehm, particolare struttura. Hanno una struttura infatti in, in due corpi, due corpi uniti come elemento centrale da un, eh, da un diamante, eh, in, appunto da un diamante che raccordano la parte superiore eh, dove sono presenti due, eh, due perle, ovviamente di colore, di colore bianco, eh, dal diametro, due perle australiane dal diametro di eh, 12 mm, che eh, appunto vengono raccordate alla parte bassa del nostro orecchino con, costituita da due eh, grandi eh, acque marine. Eh, interamente sfaccettate e lavorate con, a, fo, a motivi eh, geometrici. La caratura dei brillanti è una, abbiamo una complessiva caratura di 0,50. Gli orecchini sono molto lunghi, la particolarità risiede proprio nella loro scomposizione e soprattutto in queste due gocce di acqua marina lavorate, eh, lavorate appunto a motivi geometrici. Eh, il peso complessivo degli orecchini è di 37 grammi e la base d'asta alla quale vi proponiamo è indubbiamente interessante ed è di 3.500 euro. Per chi ama sempre l'acqua eh, marina vorrei presentarvi invece ora una importante, soprattutto per quanto concerne le dimensioni. Si tratta di, una, di un anello con una grande acquamarina di eh, più di 19 eh, carati, certificata con tanto di certificato di analisi rilasciato da GEM Test. 19 carati eh, per quanto riguarda la nostra, la nostra acquamarina, montata eh, in, eh, in platino. Si tratta di un, di un anello degli anni 40, di particolare pregio, di particolare qualità. Guardate semplicemente come la pietra è incastonata proprio nel, nell'anello stesso, con questo motivo eh, ad onde che si sussegue e che valorizza ovviamente una pietra di grande, di grande importanza e quindi deve essere eh, lasciata libera, quindi pulita, senza eh, ulteriori pietre che possano abbellire l'anello. 19 carati, ripeto, appunto la caratura dell'acquamarina, eh, il peso dell'anello è di 10,5 grammi, misura 12 ed è preposto a una base d'asta veramente, oserei dire, ridicola, ovvero di soli 1.300 euro. Io guarderei il colore di questa acquamarina, un colore, non si tratta di un'acquamarina eh, tenue, milk, ma si tratta di un'acquamarina con una colorazione decisamente intensa e azzurra, azzurro intenso. E vi chiedo davvero di venire a visionarla proprio eh, qui in Corso Tassone 56, vi ricordo che fino a eh, domenica saremo qui per eh, farvi eh, provare, indossare orologi e gioielli che via via eh, presenterò, con orario sabato vi ricordo dalle 10 alle 22, quindi avrete ampio modo di eh, venire a trovarci ecco e lo stesso la domenica dalle 10 alle ore 20. Rimanendo sempre nel campo dei, degli anelli, presentiamo ora un singolare anello, soprattutto per quanto concerne la sua fattura. Si tratta del lotto 739, ovvero un anello in oro bianco con al centro un diamante taglio marquise di carati 1,35 circa e ai lati quattro diamanti taglio marquise per complessivi carati 0,70. Il peso del nostro anello è di 3,5 grammi, misura 14, la base d'astia è di 3.700 euro. È un taglio insolito per i brillanti, eh, siamo forse abituati al taglio rotondo. Il taglio marchese permette di, ehm, diciamo, di movimentare la classica idea del, eh, del solitario centrale e inoltre modo è eh, ulteriormente reso più luminoso dalla presenza di queste quattro marchise eh, laterali. Interessante poi è anche il lotto 741, si tratta di una eternelle, quindi una fascia completa eh, in oro bianco composta da 17 diamanti taglio a goccia. Per complessivi carati 5, si tratta di gocce decisamente eh, grandi, ve lo dico e si vede chiaramente anche dal video. Il peso dell'anello è di 5 grammi, misura 14, quindi non si può allargare per quanto riguarda chiaramente le Ternelle. Eh, purtroppo le et eternel non si possono eh, allargare, qualsiasi altro anello, magari con il gambo più semplice, può essere eh, adattato alle misure, a diverse esigenze, ma l'eternel tendenzialmente non si può allargare. La misura è 14, 5 carati a 3200 euro, non siamo nemmeno a 1000 euro al carato, siamo ancora meno, 3200 euro, 5 carati di brillanti. Parliamo sempre di eh, diamanti e lo facciamo con un diamante di tutto rispetto, dire, oserei dire il top lot dei, eh, dei diamanti che abbiamo eh, scelto e selezionato per l'asta 117. Si tratta di un splendido solitario, un grande solitario ovvero il lotto 746 in platino. Con un diamante solitario taglio brillante rotondo eh, di carati 2,81 circa, colore IJ, purezza VS1. Ai lati non abbiamo nemmeno calcolato due diamanti taglio trapezio. Eh, L'anello è stato periziato dal nostro laboratorio di fiducia, ovvero il RAG di, di Torino. Eh, L'analisi è stata effettuata senza smontare la, la pietra. Però siamo in grado quindi, di, siamo stati per così dire un po' eh, ristretti anche nel dare le effettive dimensioni dell'anello, ovvero ehm... 2 carati 81, il colore IJ, non siamo sicuramente signore vicino al J, ma siamo decisamente più vicino all'I o all'H, chiaramente la misurazione non può essere precisa proprio perché l'anello non è stato smontato, ma non è quello che vi posso dire, non è assolutamente un colore J, siamo più vicini all'I e all'H. E quindi siamo di fronte al bianco commerciale, quindi a un, a un anello che 2 carati 81, vi ricordo, eh, da Rapaport può valere tra i 14 e i 15 mila euro. E noi lo proponiamo semplicemente alla base d'asta di 11 mila euro. Quindi una base d'asta veramente interessante, vi ricordo, per quasi 3 carati di eh, diamante di pietra centrale. È davvero grande, ehm, elegante. un classico Il classico solitario eh, veramente eh, importante. 11.000 euro, una purezza ottima VS1 eh, e un colore altrettanto che si aggira appunto intorno al lì. Il peso è di 5 grammi, misura 10, ma quindi si può tranquillamente far eh, allargare in qualsiasi eh, momento. Stiamo parlando di un anello in platino, proposto, vi ricordo, 2 carati 81 più i laterali che non abbiamo nemmeno calcolato, al prezzo di 11.000 euro. Altro lotto significativo, sempre rimanendo nel campo dei brillanti, è costituito da... Due tappabuchi, ovvero due eh, orecchini brillanti, si tratta dell'otto 743, si tratta di due orecchini composti proprio da due eh, diamanti taglio brillante rotondo in, in oro bianco montati a griff, quindi una montatura che permette una, di valorizzare al massimo eh, la, eh, le sfumature luminose proprio della, della pietra. E eh, permette quindi di avere due punti luce proprio alle, ai nostri lobi. Vi ricordo l'8743 in oro bianco con due diamanti taglio brillante e rotondo per complessivi carati 1,27 circa. Colore J, purezza VVS. Il peso degli orecchini di 2 carati e 80. La base d'asta, vi ricordo quasi eh, 0,60 ehm, a orecchino. E, e di 2.700 euro quindi io vi invito veramente eh, a eh, contattarci qualora abbiate eh, vo qualora vogliate visionare dei dei lotti che avete avuto modo di scorgere all'interno del nostro catalogo sia cartaceo sia contabile eh, vi ricordo online sul nostro sito quindi www.santagostinoaste.it eh, questa appunto è una soltanto una brevissima selezione di eh, di gioielli eh, che adesso alternerò adesso a, eh, a degli splendidi orologi e proprio partendo passando ora al campo degli orologi direi di eh, iniziare con uno splendido e ricercato eh, GMT quindi entriamo in casa Rolex con il Rolex GMT Master del 1989, referenza 1671-0, il diametro è di 40 mm, si tratta ovviamente di una cassa in acciaio con tre corpi, fondo e corona vite, lunetta girevole, serigrafata con indicazione delle 24 ore, ovviamente bicolore, in questo caso rossa e nera. Bracciale Oyster, quadrante con indici eh, applicati, lancetta supplementare con funzione GMT per la lettura di un secondo fuso orario. Il movimento ovviamente è eh, a carica automatica, calibro 31,85. Eh, L'orologio è corredato di relativa scatola, ovviamente Rolex. Vi ricordo Rolex Perpetual GMT Master proposto a 3.000 euro, soli 3.000 euro per un orologio che si presenta in ottimo stato di eh, conservazione, e il bracciale è perfetto ed è eh, proposto appunto a soli 3.000 euro. Rimanendo sempre in casa Rolex, vi presenterò ora un... Un orologio nuovo, in perfetto stato di conservazione, nuovo, mai usato. Si tratta del numero 626, ovvero l'Oyster Perpetual Submariner. Eh, serie attuale, referenza 116610, diametro 40 mm, anche qui siamo di fronte a un orologio in acciaio, quindi cassa in acciaio, chiaramente oyster, in tre corpi con fondo e coronavite, lunetta in ceramica girevole, quindi questo è proprio ciò che caratterizza anche la serie attuale dei, eh, dei submariner, Gire eh, vi, vi dicevo lunetta in ceramica girevole. Eh, con divisione sessantesimale bracciale Oyster Lock, quadrante con indici applicati, movimento automatico. L'orologio è ufficialmente nuovo, lo vediamo anche dal, eh, dal suo sigillo e dal, eh, è corredato ovviamente di, di garanzia ed è correlato ovviamente anche di eh, scatola e relativi quindi certificati. Eh, abbiamo ancora addirittura la, la lunetta che protegge la. Eh, ovviamente il, la lunetta di, di plastica che protegge ancora la lunetta vera e propria, quindi un orologio assolutamente nuovo, proposto a 4.800 euro. Vi ricordo che da listino questo orologio ha ben altre cifre e eh, noi lo proponiamo soltanto a 4.800 euro. Passiamo ora a un orologio singolare. È eh, difficile trovarlo sul mercato, soprattutto nelle, nelle asse. Si tratta di un particolare Tudor, il cosiddetto modello Monte Carlo. Tudor Monte Carlo è il numero 625 del nostro, eh, del nostro catalogo. Si tratta di un cronografo eh, Oyster Date, eh, appunto soprannominato Monte Carlo, tipico degli anni 70, referenza 70-31. Il diametro è di eh, 40. Eh, la cassa eh, in acciaio, chiaramente Oyster, in tre corpi con fondo e corona e tasti a vite, lunetta in bachelite con scala tachimetrica stampata. Quadrante a tre colori, serigrafato ovviamente, contatore secondi continui ad ore 9, minuti ai 45 ed ore al 6, al 3. movimento a carica eh, manuale calibro 7734. Il Tutor Monte Carlo ha una caratteristica in questo caso: non ha il bracciale ehm, coevo, il bracciale in questo caso quindi non è coevo, ma il, questo non, non pregiudica il valore di questo orologio che vi ricordo è sicuramente difficile da reperire sul mercato e dà ben altre cifre. Il, la base d'asta del nostro Tudor è di soli 6.000 euro. Io vi ricordo che lo potete trovare a veramente altre cifre che, che variano dagli 11.000 ai 14.000 euro e proposto a 6.000 euro è indubbiamente un ottimo prezzo. Restiamo sempre in casa Rolex con... Il numero 636, grazie Fiola per il suggerimento. Oyster, si tratta di un oyster perpetual, date just, degli anni 70. Ecco, adesso lo inquadriamo perfettamente. Referenza 1601. Diametro 36 mm, cassa oyster in tre corpi con fonde coronavite, lunetta in oro bianco, quindi particolarità, bracciale jubilee, quadrante con indici applicati, movimento automatico. <ride> Scusate, l'orologio è provvisto di relativa scatola, ovviamente eh, Rolex. Vi ricordo, eh, anni 70, 36 è il diametro del nostro eh, orologio. Lunetta in oro bianco. La base d'asta è veramente ridicola, ha soli 1400 euro. Io vi invito a eh, venire proprio qui presso la nostra sede a visionare i eh, singoli orologi, a provarli, a compararli anche e eh, proprio per avere la massima certezza di ciò che eh, proprio vi, eh, vi accingerete ad acquistare. Vi ricordo che questi lotti verranno esitati eh, martedì a partire dalle ore 10 due sessioni, quindi alle ore 10 e alle ore 16, il nostro in particolar modo, il lotto 636, verrà esitato proprio a partire dalle ore 16. Rimaniamo sempre in casa, in casa Rolex con il numero 639. Il lotto 639 si tratta di un Oyster Perpetual Day, Just, Day Date, referenza 1803. Diametro 36 mm, la cassa è in oro giallo in tre corpi con corone fondavite. Quadrante serigrafato con ore e num a numeri romani, minuteria binario alle 12, data ovviamente al 3 movimento automatico. Eh, la base d'asta per l'Oyster Perpetual Day Date è di soli 2700 euro. Vi ricordo referenza 1803. Ultimo Rolex di questa brevissima carrellata è il numero 638. Si tratta di un Oyster Perpetual Day Just del 1000, degli anni 80, eh, referenza 16013. Diametro 36 mm, cassa in acciaio e oro giallo. Cassa ovviamente in tre corpi con corona e fondo a vite, quadrante con numerazione araba applicata e minuteria binario, bracciale giù. Movimento automatico, calibro 30-35. La base d'asta, vi ricordo, acciaio e oro anni 80 e di 2500 euro, quindi un prezzo davvero invitante. Presentiamo ora gli ultimi due lotti di questa veramente sintetica carrellata che spero vi abbia sicuramente incuriosito. Concludiamo con due gioielli di casa Patek, quindi il signore degli orologi, ovvero il lotto 630, il classico Ellipse, eh, Golden Ellipse unisex, referenza 3848/2 degli anni 80. Le dimensioni sono 32 26 presenta una classica eh, cassa ellittica di cui anche il nome è proprio dell'orologio ellips in oro bianco con bracciali integrato lavorato a tessuto chiaramente in oro bianco quadrante argenté con numeri romani serigrafati il movimento a carica manuale calibro 215 il eh, L'orologio è corredato di estratto eh, di eh, registro di Casa Patek. E vi ricordo che eh, l'estratto di registro ha ovviamente un suo, un suo costo: il, la, il fatto che lo stesso orologio sia corredato di estratto di registro eh, lo rende sicuramente più interessante anche agli occhi dei collezionisti. L'estratto di registro è stato rilasciato a Ginevra l'8 giugno del, mille, eh, del 2009 interamente quindi in oro bianco lotto 630 alla base d'asta di 4.500 euro vado ora a presentare l'ultimo lotto eh, di questa sessione di questa breve presentazione ovvero il lotto 632 concludiamo con un orologio eh, particolare che indubbiamente deve essere forse eh, capito compreso ovvero si tratta di un shop eh, si tratta del modello Look anni 90, ehm, dimensioni rilevanti, 40, quindi molto grande. Può essere inteso come il corrispettivo di un orologio, eh, ovviamente ultimamente vanno molto, vanno per la maggiore, forse gli orologi di grandi dimensioni, specialmente i sportivi. Questo è un orologio eh, decisamente elegante che mantiene, però viene incontro alle esigenze, ai gusti dei collezionisti, mantenendo grandi eh, dimensioni. 40, appunto, è il diametro del, del modello Luc, cassa in oro bianco, quadrante argenté. Con una particolarità, ovvero abbiamo la divisione in quarti lucidi e satinati, movimento chiaramente automatico. La base d'aste è di 3.500 euro. Io ora quindi concludo la mia presentazione ricordandovi nuovamente di eh, venire a visionare i, no, le nostre, i nostri dipinti, i nostri gioielli, gli orologi proprio qui presso la nostra sede di Corso Tassoni numero 56. Vi ricordo che i gioielli e gli orologi eh, che eh, avrete modo di vedere eh, andranno in asta mar a partire da martedì, martedì 20 marzo. Due sessioni d'asta alle ore 10 del mattino alle ore 16. Concluderemo poi la i due giorni d'aste con le ore 21 sempre di martedì con la sessione dedicata al design e invece il lunedì sarà dedicato interamente ai dipinti alle ore 16 e alle ore 21. Io ora eh, chiedo a Michele di intervenire, di proseguire con la presentazione in questo caso dei dipinti. Se non era inizieremo con un bellissimo fra Giacomo, giusto? Sì, 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 iniziamo con un fra Giacomo, ma io intanto a questo punto eh, ringrazio te, Doriana, Grazie. che hai potuto esporre eh, questa bella mezz'ora dedicata a gioielli e a orologi esposti ovviamente con sempre grandissima maestria, ma ringrazio Grazie. anche, colgo l'occasione di ringraziare anche la bellissima e bravissima Vanessa che eh, durante le prime cinque certo. puntate ci certo. ha accompagnato mostrato però, cioè, cioè, eh, magnifici quadri. Allora io adesso però eh, dopo aver ringraziato eh, Vanessa e Doriana eh, farei passare una brevissima pillolina dell'architetto Laimo che eh, ci fa, ci, eh, il design, ci illustra giusto? qualche lotto di design e di arredo e quindi lascerei ancora tre minuti questa pillolina e dopo eh, ripartiamo con la trasmissione in diretta e con i quadri delle opere d'arte. Io Grazie. intanto nel frattempo vi saluto e vi ringrazio. E Grazie questo. Doriana a dopo. Grazie. Io continuo a presentarvi degli oggetti nella posizione migliore, quindi in quella proprio di, di collaudatore in questo caso. Eh, adesso vi propongo queste due poltrone che sono state realizzate nel 1950 su disegno di Pierre Géneret. Pierre Géneret è un cognome che forse vi ricorda qualcosa, no? Charles-Edouard Charles Géneret. Eh, detto Le Corbusier è sicuramente tra i più famosi e importanti architetti del, del Novecento Mondiale. Pierre Jeanneret è stato il cugino di Le Corbusier e con lui ha collaborato moltissime volte nelle opere di architettura, ma in particolare è stato lui a realizzare, eh, diciamo in collaborazione con lo studio di Le Corbusier, i mobili più importanti, del, che ormai passano come produzione di Lecrobusie, ma in realtà la, la collaborazione di Genere è sempre stata fondamentale insieme a quella di Charlotte Perriand. Ecco, queste poltrone che sono state prodotte dalla ditta Knoll negli anni 50 eh, sono particolarmente belle, si chiamano scissor perché hanno questo, questa struttura praticamente a compasso, a doppio compasso, in acero, con questo bellissimo incastro che diventa una decorazione. e una struttura estremamente le leggera, molleggiata e sostenuta da queste cinghie in cotone. I cuscini sono asportabili e imbottiti in gomma piuma. Sono in condizioni d'uso assolutamente perfette per essere dei mobili degli anni 50, hanno ancora, sì, certamente la gomma piuma è un po', un po' schiacciata, ma le condizioni sono, diciamo, quelle di un mobile in patina. Qui in mezzo invece abbiamo, così tanto per ehm, portarvi un po' all'interno dell'esposizione che è aperta fino a domenica prossima, eh, un porta ombrelli dalla struttura veramente straordinaria disegnato da Antonia Campi. Bene, eccoci in diretta. È terminata la famosa pillolina. Oramai ci siamo abituati a questi minuti molto interessanti dedicati al design e all'arredo. E ripartiamo eh, con eh, i quadri, con le opere d'arte che ci attendono. Naturalmente, io ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato perché molte persone hanno telefonato, molte persone hanno mandato mail. E quindi, a nome di tutti noi di Casa D'Aste e Sant'Agostino, ovviamente, vi, vi arrivi un grazie per questo continuo dialogo. Che continua ad esserci fra voi e noi. Beh, intanto di fianco a me, come vedete, c'è un lotto importantissimo che anche il top d'asta e anche quello che è stato naturalmente rappresentato sulla copertina. Guardate, del nostro meraviglioso e veramente eh, spesso importante catalogo. Perché 1098 lotti sono veramente tanti, sono esitati lunedì e martedì. Marzo. Quindi eh, vi darò ancora le ultime annotazioni per le sessioni d'asta proprio in termini di trasmissione. Però soffermiamoci su questo Fragiacomo del quale vi do eh, immediatamente le eh, misure. Si tratta di un magnifico, interessantissimo 40x72 di base olio su tela, il titolo è Venezia. L'opera è firmata e intitolata in basso a destra e penso che la telecamera adesso la inquadrerà. Tra altre cose, eh, prima di ovviamente darvi la stima e la base d'asta, stiamo parlando di un artista che eh, è interessante, oltretutto per la sua tecnica raffinatissima, la sua capacità di giostrare la luce che viene messa in evidenza in questa meravigliosa opera, oltretutto la Laguna Veneta era uno dei suoi soggetti preferiti. Ed era chiamato proprio lirico del paesaggio per questa capacità eh, di gestire la luce e i riflessi in un modo morbidissimo. Si sentono anche le influenze della grande scuola eh, della pittura inglese. Però è un, è un pittore che non ha prodotto tantissimo perché pensate che l'intero corpus delle sue opere catalogate non supera la quantità di 300 pezzi. Quindi veramente un'altra ulteriore eh, conferma di quanto è interessante acquistare, entrare in possesso di un fra Giacomo. Soltanto 300 pezzi. In tutta la sua vita, le sue opere catalogate come pittura. Vi do subito la base d'asta. Stiamo parlando di una base d'asta molto interessante perché, a fronte di una stima reale, concreta, che arriva al massimo attorno agli 80.000 euro, ma sono le stime della Casa d'Aste Sant'Agostino, sempre per difetto, abbiamo una base d'asta di 50.000 euro. E qua voglio ancora spendere una parola per dire che per le cifre superiori ai 5.000 euro, Casa d'Aste Sant'Agostino offre la possibilità di rateizzare in 12 mesi senza interessi. Intanto voi potete in questo momento ammirare la galleria, mentre stiamo procedendo a eh, cambiare eh, il cavalletto e ovviamente il quadro che comparirà e abbiamo già presente di fianco a me un magnifico delle Ani. Su delle Ani ci sarebbero da dire anche qui tantissime cose, stiamo parlando di un caposcuola della pittura del paesaggio piemontese e diciamo anche che di Deleani abbiamo quattro opere in asta, quindi siamo certi che eh, i collezionisti, i grandi amanti della grande pittura dell'Ottocento, dei primi del Novecento, non si faranno sfuggire queste opere. Questa in particolare, Contadina al Muretto, è del 1886. Uno splendido, magnifico, curatissimo olio su tavoletta 44,2 di altezza, 30,2 di base. L'opera è datata in basso a destra e penso che la, ecco qua, la telecamera sta inquadrando in questo momento. Base d'asta soltanto 14.000 euro per un delle anni. Importantissimo. Vi ricordo anche che Casa d'Aste Sant'Agostino risponde a tempo indeterminato. Dell'assoluta autenticità di tutte le opere. Nel rispetto sempre dell'opera medesima, dell'autore e, però, in definitiva di voi acquirenti. Che siate collezionisti, che siate persone che vogliono anche soltanto farsi un regalo per una volta o chissà iniziare una collezione, tutti avete la certezza assoluta della vera, autentica eh, autenticità di queste opere. Allora abbandoniamo anche il delle anni. Eh, eh, scuola di Rivara fondata da Pittara, poi Vittorio Avondo, delle Ani che diventa un elemento importantissimo che da loro cattura tante peculiarità, tante particolarità, ma le sviluppa in un modo talmente personale da farle diventare veramente una scuola, una vera e propria scuola del paesaggio piemontese. Però adesso fra pochi istanti abbandoniamo anche delle Ani, così voi potete... Virtualmente fare una passeggiata in tra le bellissime sale del della Casa d'Aste Sant'Agostino. Ovviamente l'invito che vi faccio, che vi facciamo tutti noi di Casa d'Aste Sant'Agostino, è di venire per chi può in corso Tassoni 56 ad ammirare davvero queste opere che state adesso vedendo eh, scorrere lentamente sugli schermi dei vostri iPod, dei vostri computer, dei vostri eh, televisori e venire a respirare questa vera importante aria della grande arte autentica che noi vi proponiamo. Però eccoci adesso di nuovo in, subito in diretta, sono di fianco a un meraviglioso paesaggio, baite in montagna con galline, stiamo parlando di Giuseppe Gheduzzi e qui apro soltanto una breve parentesi, pensate, pensate che della famiglia Gheduzzi tolto il papà Ugo e tolto il fratello Augusto, cioè uno dei figli, di tutti gli altri tre figli, cioè Cesare, Mario e Giuseppe, abbiamo diverse opere. Per la precisione, quattro sono di Giuseppe e una è qui davanti ai vostri occhi in questo momento, tre sono di Cesare e uno di Mario. Eh, di, di Giuseppe Gheduzzi, oltretutto, abbiamo fatto passare con Vanessa ieri. Quel magnifico bottega dell'antiquario, quella luce caldissima che inondava quella meravigliosa bottega eh, di antichità. E adesso siamo in un altro dei temi preferiti dal grande Giuseppe Gheduzzi, e cioè la montagna, le baite, la vita in montagna, gli animali, eh, i contadini, eh, le mucche, le stalle. E quindi con una maestria rese con una maestria che veramente è insuperabile. D'altra parte. Stiamo parlando di figlio d'arte, loro piccolini andavano già ad aiutare i papà che dipingeva le scenografie per il Teatro Regio. Sono diventati artisti eh, della Casa Reale e quindi veramente eh, degli importantissimi eh, autori. Eh, vi sto dicendo questo e vi stupirete della base d'asta che adesso vi vado a dire soltanto e sottolineo veramente soltanto 2500 euro per un Giuseppe Cheduzzi di questo livello qualitativo. Di questa grandezza anche, perché non dimentichiamoci anche dell'importanza decisa di questa opera. Soltanto 2.500 euro per questo Giuseppe Gheduzzi. Chiamate subito, i numeri sono in sovrimpressione. Fate la vostra offerta di base d'asta, opzionate quest'opera, perché così avrete, se vi piace, qualche possibilità in più di entrarne in possesso. Ecco che in questo momento. Stanno i nostri eh, aiutanti, i nostri validissimi collaboratori, cambiando eh, il, il cavalletto e l'opera e siamo di fronte a un'altra chicca. Vado subito a prenderla, numero 325. L'avrete già subito riconosciuta, Felice Vellang con la sua neve semplicemente fantastica. La Casa della Guida Savoie a Courmayeur, 1927 è la data. Di Vellan Felice abbiamo cinque opere, il livello qualitativo eh, e il trattamento della neve di Vellan eh, io modestamente ritengo che sia veramente se non insuperabile ai più alti livelli, eh, veramente interessante. E poi oltretutto un personaggio che si è fatto amare, un uomo con, una, con un humor, una simpatia, eh, una capacità di, di relazionarsi con gli altri che oltretutto è stata anche come dire, esaltata da diversi documentari cinematografici e film anche eh, della TV ai quali lui è stato invitato. Poi Gran Giramondo, per cui bravissimo a dipingere queste nevi e le montagne, ma anche Giramondo e attraverso i suoi viaggi in America, in Asia, in Europa, in Oceania, lui arrivava con quaderni pieni di appunti e di disegni. Al punto che poi eh, partecipò a un grande atlante etnografico e di costume. Vi voglio soltanto dire che questo spettacolare olio su tavoletta, con questa splendida, soffice neve, e eh, formato 27x37, olio su tavoletta, opera firmata e datata in basso a sinistra, al retro col titolo, localizzata in basso a destra. Signore e signori, sentite bene questa offerta di base d'asta, mille euro, mille euro per un felice Vellan. Andiamo a vedere le quotazioni che prendono le sue opere, come quelle anche degli autori che vi stiamo eh, proponendo in queste eh, puntate che precedono la grande asta di lunedì 19 marzo e martedì 20 marzo. Allora io direi che con il Vellan possiamo eh, già concludere. Intanto procediamo al cambio dell'opera, dell andiamo al Achille Funi, eccolo qua, guarda che meraviglia, stiamo iniziando a questo punto eh, un omaggio ancora al genere femminile. Abbiamo tenuto alcune opere un po' centrali di questa seconda parte, di questa puntata, dedicata ovviamente alla figura femminile. Achille Funi che partecipa eh, addirittura agli inizi al movimento futurista che qui ci, ci pone eh, davanti a un ritratto eh, dolcissimo ma anche di un viso, di una intelligenza che eh, viene espressa attraverso questo sguardo, questo tratto. Guardate anche la tensione del busto di questa donna. Tutto in lei e veramente attenzione proposta verso l'esterno, verso noi. Sentiamoci veramente catturati dalla forza di questo sguardo, interessantissimo, poi lui grande attenzione ai valori formali della pittura, senza dimenticare la tradizione della grande eh, arte ferrarese, quindi ha saputo coniugare veramente passato e presente in un modo magistrale. Io trovo che questa figura, con questo vale perfetto, incorniciato da questo bel foulard rosso, e eh, espressiva in un modo veramente interessante. Chiamateci, 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 perché adesso vi do le informazioni su questa bellissima Donna al caffè, tempera su carta applicata su masonite. 71 l'altezza, 50 la base. L'opera è firmata in basso a destra. E noi la stiamo proponendo alla vostra attenzione, alla base d'asta, di soltanto 4.000 euro. Solo 4.000 euro. Quindi, signore e signori, se anche questa meravigliosa donna al caffè di Achille Funi, specialista in ritratti femminili oltre che in nature morte, assolutamente certo, ma in questi ritratti femminili ha dato veramente un'impronta personale interessantissima se questa donna vi ha colpito chiamateci chiamateci fate la vostra offerta di base d'asta e adesso ci sta già arrivando l'opera numero 374 e stiamo parlando di un altro grande anche qui bisognerebbe ovviamente eh, dedicare tantissimo spazio tantissime parole e io sto correndo invece in un modo un po' frenetico vi chiedo scusa ma abbiamo da presentare diverse opere ci stanno arrivando telefonate che ce ne richiedono altre e quindi cerco di accontentare il più gran numero possibile di persone facendo vedere il più gran numero possibile di opere. Aligi Sassu, signore e signori, figura femminile, splendido, delicato, aggraziatissimo acquarello su carta, formato 30x40 di base, opera firmata in basso a destra. Sicuramente il regista inquadrerà parere verbale favorevole del dottor Alfredo Paglione e anche autentica dell'artista su fotografia. Già Galleria Arte 32 di Milano. Signore e signori, Un'altra grande possibilità, un Aligi Sassu, un acquerello meraviglioso ha soltanto 1500 euro di base d'asta. Vi ricordo anche che di Aligi Sassu abbiamo due opere: una è passata, mi pare due sere fa, se non vado errato. Ed era Franca del 1957. Eh, un altro splendido lavoro, un olio su tela con base d'asta di 5000 euro. Aligi Sassu non può lasciarvi eh, neutrali, sicuramente ci chiamerete, farete le vostre offerte, entrate nel vivo della competizione, perché così opzionando l'opera, facendo già la vostra offerta di base d'asta, avete comunque messo, come dire, un punto fermo a queste opere che vi possono interessare, a questi lotti. Su Sassu ci sarebbe da dire tantissimo, non ci dilunghiamo, andiamo a vedere già la prossima opera. La signora Carla di Torino, eh, questa è l'opera numero, però devo vedere il numero. 432, 432, Germanà, sì sì, assolutamente. Uh, io a questo punto uh, devo ringraziare la signora Carla di Torino che ha telefonato chiedendo di visionare Germanà e devo dire che è una scelta molto, intens molto intensa, molto raffinata. Germanà è un artista che di fondo eh, è stato anche sotto molti aspetti eh, sottovalutato e poi lui, essendo una persona, eh, come dire, molto timida, molto riservata, eppure di una capacità... Pittorica, interessantissima. Pensate che il grande eh, Bonito Oliva, Abo, ha scritto su di lui che il suo scorrevole ritmo regge una pittura piena di cromatismi intensissimi ed esaltanti. E d'altra parte stiamo parlando di un altro siciliano, di un'altra persona che ha il colore vivo, intenso nel, nel cuore, nell'anima, negli occhi. Mimo Germanà, oltretutto, stiamo parlando quindi della transavanguardia italiana, uno dei pochi movimenti italiani che ha superato ogni confine ed è diventato, insieme all'arte povera, insieme al futurismo, un movimento di fama internazionale. E qui, eh, parlando della Transavanguardia, abbiamo un'opera di Cucchi, anche da esitare, abbiamo avuto tante volte Sandro Chia, un altro meraviglioso eh, esponente di punta della Transavanguardia, abbiamo Clemente, anche lui grandissimo. Non si capisce che la trasavanguardia mi piace con un movimento che mi piace, chiedo scusa, eh? E poi abbiamo un'opera che abbiamo presentato due sere fa, mi pare di De Maria, le grandi eh, spiritualità di De Maria. La trasavanguardia è un movimento che non mi lascia mai eh, assolutamente indifferente, anzi, sono, lo devo dire di parte: sono contento. Grazie, signora Carla di Torino. Avete detto? di Torino che ha eh, chiamato per mettere all'attenzione di tutti noi Germana Mimmo che viene posto a base d'asta grande olio su tela 70% opera registrata presso l'archivio Mimmo Germanà a base d'asta 4.000 euro, signore e signori, per uno dei protagonisti della Transavanguardia italiana, un artista veramente del primo momento della Transavanguardia, ha soltanto 4.000 euro di base d'asta. Ma intanto mi hanno portato un altro grande, spettacolare rappresentante dell'arte italiana del Novecento, l'avrete riconosciuto, Tozzi. Io vado subito a prendere la scheda di Tozzi, il numero 371. Eccolo qua. Benissimo, lui ha partecipato addirittura alla prima mostra di Novecento quindi stiamo parlando veramente di un grande poi il gruppo dei sette, il gruppo dei sept, questi sette artisti e pittori italiani a Parigi dove poi c'erano De Pisis, uh, De Chirico dove lui è stato influenzato ovviamente da questi grandi uh, artisti e ha, trasferito questa sua grande capacità legandola a stilemi molto raffinati collegati anche al passato e poi alla metafisica perché appunto De Pisis, De Chirico eccetera eh, è stato lontano, l'abbiamo già detto, 20 anni dalle scene quindi un altro artista che non ha prodotto tantissimo 20 anni per una malattia veramente difficile che poi ha superato per 20 anni non ha prodotto ha partecipato alle biennali alle quadriennali con le opere del passato che aveva fatto prima. Poi, per fortuna, si è ripreso questa opera del 1975. Guardate la finezza di linee, la rarefazione dell'immagine, perché lui abbandona sempre di più nella seconda parte della sua vita la figurazione classica e arriva sempre di più a questa Grande raffinatezza, questa pulizia formale dove eh, veramente fa come dire una, eh, un in, non un impoverimento, ma una destrutturazione pulendo le immagini alla loro essenzialità. Stiamo parlando di un'opera del 1975, lui muore nel 79. Olio su tela, 35x27 e del 75, il titolo è Testina opera firmata a sinistra, guardate sul bianco, eh, graffitata a mezza altezza, autentica dell'artista su fotografia, opera archiviata presso l'archivio generale di Mario Tozzi, eh, catalogo generale dei dipinti di Mario Tozzi, base d'asta di 18.000 euro per questo spettacolare Mario Tozzi del 1975 che verrà esitato lunedì 19 marzo. Allora intanto sta arrivando un'opera di Omar Gagliani, vedo, eh, vado subito a vedere il numero, 415, stiamo facendo una grande corsa tutti insieme, ogni volta diciamo quella frase eh, se si vuole anche un po' sciocca, però allacciamoci le cinture di sicurezza. Perché veramente stiamo facendo una grande corsa in mezzo all'arte interessantissima, bellissima, vera, autentica dell'Ottocento, del Novecento e contemporanea. E io sono entusiasta di essere vicino a queste opere. Allora, Omar Galliani, Gagliani Omar, eccolo qua. Uh, guardate che lui con questa opera, con questo volto, tecnica mista su tavola, 50x50, 50, ci porta all'attenzione questa figura quasi magica. Quasi magica perché? Perché lui uh, veramente ha fatto parte negli anni 80 del gruppo degli anacronisti. E del magico primario, cioè una formazione che era particolarmente attenta al dato eh, magico eh, della rappresentazione della realtà piuttosto che della figura umana. Eh. Poi è stato molto apprezzato proprio per questa sua raffinatezza di tratto e di composizione in Cina, è un artista che viene continuamente invitato alle mostre occidente oriente che vengono fatte assolutamente molto quotato in tutti i paesi dell'est, ma molto quotato anche in Italia e in tutta Europa. Io vi do subito eh, questa tecnica mista 50x50 ha una base d'asta Omar Gagliani, soltanto a 4.500 euro. Parliamo di un altro caposcuola che negli anni 80 appunto è stato firmatario fondatore eh, di questi particolarissimi eh, movimenti artistici. Allora io direi di eh, abbandonare, vi ricordo questa stima d'asta, 4.500 euro di base per Omar Gagliani e, di, e, e direi di andare subito a un altro grande. Vedo che mi stanno portando Tadini, Tadini interessantissimo, eccolo che andiamo a prenderlo come scheda, 735 Tadini. Guardate che qua ci troviamo vicino. A uno dei più grandi personaggi della cultura italiana, perché Tadini, oltre che pittore, è stato un personaggio che ha influenzato, che ha detto la sua in, nella cultura vera importante italiana. Però soffermiamoci su un aspetto. Tadini è un artista che sta avendo da oramai diversi anni un rialzo medio del 20-23% all'anno delle sue opere. Le aste lo testimoniano e ha un trend di crescita assolutamente interessantissimo con punteggi massimi a lungo, a medio e a lungo periodo quindi un artista su cui puntare tantissimo vi leggo subito la scheda tecnica si intitola Fiaba manca un minuto? manca un minuto e chiudiamo, accidenti stavamo eh, portando l'attenzione eh, delle opere abbiamo delle cose meravigliose da farvi vedere colgo l'occasione per dirvi che manca un minuto e quindi domani mi raccomando ci allacciamo nuovamente le, le cinture di sicurezza dalle ore 21.30 alle 22.30 in diretta web tv sul sito www.santagostinoaste.it oppure canale 89 per il Piemonte digitale terrestre di motori tv o canale 844 prima antenna su Sky per tutto il mondo. Ma vi do subito le eh, informazioni su Tadini, 40x50 olio su tela, opera firmata e datata retro. Autentica dell'artista rilasciata su fotografia in data 10 marzo 98, cioè quando l'opera è stata terminata e realizzata, base d'asta soltanto 2.500 euro. Vi abbiamo portato a conoscenza poche opere, ne avevamo molte di più, però abbiamo condiviso giustamente la puntata con Doriana, con gli orologi e con i gioielli. Allora, a questo punto vi diamo appuntamento per l'ultima puntata prima della grande asta. La grande asta la faccio vedere anche qua sopra, ecco, di dipinti orologi e gioielli dell'800-900 contemporanei dipinti. E mi raccomando, seguitici ancora domani. Il regista mi sta facendo il decoupage, mi sta facendo segno così. Amiche e amici, grazie da noi tutti di Casa d'Aste Sant'Agostino. Buona arte e un bel proseguimento di serata a tutti e a tutti. A domani, grazie.